La pediofobia è la paura intensa e irrazionale verso le bambole. È una delle paure più frequenti tra le persone. E per chi ne ha affetto, concordano che la loro più grande paura è vederle muoversi da sole. Anche se può sembrare ridicolo per alcuni, oggetti maledetti e bambole possedute non sono storie recenti, anzi, è da secoli che queste storie hanno terrorizzato più di uno. E non importa quante volte quell'oggetto cambi di mano, i successi si ripetono, i proprietari spaventati li buttano alla spazzatura o li vendono, e il cerchio ricomincia. Mi piacciono le tue bambole. Anche questa. Stati Uniti, 1970. In uno di quei negozietti dell'usato che vende articoli di ogni genere, in cui tutto è ricoperto da una spessa coltre di polvere e che magari porta a chiedersi da quanto tempo nessuno vi entri, un giorno entrò una signora che cercava un regalo per la figlia donna e decise di acquistare una Raggedy Ann, una bambola molto in voga negli Stati Uniti nella prima metà del secolo scorso, in quanto protagonista di numerosi libri per bambini e cartoni animati, Raggedy Ann Story, e probabilmente era anche la preferita di sua figlia. Donna fu molto felice del regalo della madre e pensò di portarla con sé nel suo appartamento, che divideva con la sua amica Angie. Donna posò la bambola in camera e quasi se ne dimenticò. Passò qualche giorno e Donna iniziò a notare qualcosa di strano nella bambola, come dei piccolissimi movimenti, quasi impercettibili, di testa o gambe. Passarono altri giorni e la bambola iniziò a cambiare visibilmente posizione, nonostante nessuno la toccasse. Una sera, rientrando a casa, Donna e Angie trovarono addirittura la bambola in un'altra stanza. Ma questo era solo l'inizio. Le due studentesse iniziarono a trovare in giro per la casa dei messaggi che sembravano scritti dalla mano di un bambino. Messaggi come "aiutaci" oppure "aiutalo", redatti con pastelli su carta da forno. Il problema però era un altro: le ragazze in casa non avevano né pastelli colorati né carta da forno. Lou, il ragazzo di Donna che ogni tanto veniva ospitato a casa loro, si mostrò subito intimorito in presenza della bambola e consigliò loro di disfarsi nel più fretta possibile, ma le ragazze, più che spaventate, erano divertite e ignorarono il consiglio. Cambiarono idea quando un giorno trovarono delle macchie di sangue sul vestitino della bambola. La loro prima idea fu di chiamare una medium, e fu in quella seduta che sentirono per la prima volta il nome della bambola: Annabelle. Si scoprì così che nello stesso condominio viveva Annabelle Higgins, una bambina che era morta tragicamente all'età di 7 anni. No! Il suo spirito vagava nella nostra dimensione terrena da molto tempo e avrebbe finalmente trovato pace nel corpo della bambola di Donna. Durante la seduta spiritica, Annabelle rivelò di stare molto bene in compagnia di Donna e Angie e così chiese il permesso di restare. Mosse da pietà per lo spirito della bambina, acconsentirono senza indugio, in modo che non si sentisse più sola. Presto Lou iniziò ad avere incubi ricorrenti su Annabelle,
vide Annabel iniziare ad arrampicarsi lentamente sulle sue gambe, sedersi sul suo petto cercando di soffocarlo. Lui non ricordò altro dei minuti successivi, ma si convinse che non poteva essere stato solo un sogno. Probabilmente Annabel attaccava a lui perché era l'unico che fin dall'inizio non credeva nell'innocenza della bambola e voleva disfarsene. Ma nemmeno questo episodio fece desistere Donna dal conservare la bambola. Ma quando in un'altra occasione Luz ritrovò con 7 grafi comparsi dal nulla, Donna si convinse che forse lo spirito di Annabel non fosse che sosteneva di essere, e che forse non era un'entità positiva. Così si rivolse a padre Cook, il quale cercò aiuto nell'esperienza dei coniugi Warren, demonologi e investigatori del paranormale riconosciuti dal Vaticano. Dall'investigazione i Warren scoprirono che era tutto un inganno, che non si trattava dello spirito di una bambina, ma di un'entità malvagia. I Warren dissero che l'intento dello spirito era quello di usare la bambola come tramite per poi possedere una persona. L'errore più grande fu quello di chiamare una medium. In questo modo le ragazze diedero modo allo spirito di comunicare, nonché di chiedere il permesso di poter infestare la casa. E se avessero aspettato ancora prima di chiedere aiuto, lo spirito si sarebbe impossessato di una di loro e la storia forse si sarebbe conclusa con un omicidio. I Warren chiesero a padre Cook di recitare un esorcismo nella casa e per precauzione portarono via la bambola. Durante il loro viaggio verso casa la macchina andò in avaria più volte, mostrando problemi ai freni e al servosterzo per mandarli fuori strada. Ed sostiene che fu necessario mettere la bambola in un sacco e cospargerla di acqua santa se volevano arrivare a casa sani e salvi. Giunti a casa, Ed mise Annabel seduta su una sedia a dondolo nel suo studio, ma i suoi poteri non tardarono a manifestarsi. E anche i Warren non ebbero vita facile. Nelle settimane a venire Annabel venne vista levitare e ricadere senza alcun rumore, e come era venuta a casa di Donna e Angie iniziò a muoversi in giro per la casa, facendosi trovare in stanze diverse. Quando i Warren rientravano, Annabel si faceva trovare in cima alle scale oppure seduta sulla sedia di Ed. Così i coniugi chiamarono nuovamente un esorcista cattolico, il padre Bradford, il quale, vedendo quell'adorabile bambola, non prese seriamente la situazione. Poche ore dopo, padre Bradford venne coinvolto in un incidente stradale che gli costò quasi la vita. Ed e Lorraine decisero quindi di riporre Annabel in una teca nel loro museo dell'occulto. La bambola sembra non muoversi più fisicamente, ma stando lì dentro è stata incolpata di un'altra sciagura. Una coppia di ragazzi andò in visita al museo e il ragazzo ebbe l'ardire di picchiettare sulla teca della bambola, quasi a sfidarla. Ed, preoccupato, lo fece uscire dal museo, ma durante il viaggio di ritorno la moto si schiantò contro un albero e lui morì sul colpo. La ragazza si salvò, non senza conseguenze, e dopo quasi un anno di convalescenza raccontò che prima dello schianto la coppia stava prendendo in giro Annabel. Secondo alcuni, l'entità dentro la bambola è ancora lì, aspettando che qualcuno la liberi. Di Annabel hanno già fatto 2 film e il terzo uscirà quest'anno. Da Destino è tutto, vi saluto e vi do la buonanotte. Hey, tell Santa we've been really, really good, okay? Se il video ti è piaciuto, dagli un like, iscriviti o lascia un commento.
Questo mi aiuterà a caricare altri video. Grazie.